altro architetto, ce l'abbiamo già a sufficienza, come si dice, delle residenze Parco del Popolo a Milano, questa straordinaria avventura, perché che non riguarda urbanisticamente soltanto la vostra parte, che è quella che Guido Canali ha curato, ma in realtà un intervento di riqualificazione molto importante, molto significativo, che è stato interpretato nel comparto, nella parte riguardante appunto lo studio Canali, in modo molto originale, molto interessante. Forse qualcuno ci vedeva anche un richiamo in queste architetture al Duomo di Milano, ma poi io mi fermo perché questo tipo di valutazione semantica io non ci ritrovo molto. Prego. Buonasera a tutti. No, secondo me non è acceso, accendiamo, proviamo questo qua, che questo è il nostro porta fortuna. Buonasera a tutti. Sì, ho anche ceduto con la voce, ma che bella qualificata e nutrita platea questa sera. Spero di riuscire a onorarla e a non annoiarmi troppo. Sono Antonio Villa, come detto Tassi Carboni, sono un architetto, lavoro per una società che si chiama Interi Immobili, che è una società del gruppo Vittoria Assicurazioni. Innanzitutto voglio ringraziare l'architetto Tassi Carboni, presidente dell'Ordine degli Architetti di Parma, per l'invito ricevuto. E quindi Interi Immobili si occupa dello sviluppo delle attività immobiliari di Vittoria Assicurazioni. Vittoria Assicurazioni ha sviluppato, come detto, questo intervento, un intervento residenziale, che si chiama Parco Vittoria, in una ex area industriale, l'ex area del Portello, e il progettista è l'architetto Guido Canali, che già conoscevo sia di fama, ma anche per aver già lavorato con lui su un altro intervento a Milano. Guido Canali ha realizzato un progetto molto, aveva realizzato un progetto molto interessante, il primo progetto. Di fatto io non lavoravo ancora in Interi Immobili quando fu scelto il progettista del progetto. Sono arrivato in corsa, però so come è stato scelto il progetto. I colleghi di allora si innamorarono proprio del progetto, non del progettista, del progetto, che era un progetto che di grande respiro, con queste quattro torri, che lasciava parecchio spazio al piede. Quindi costruire in elevazione. Fatto che porta ad avere più spazio al piede. Le pubbliche amministrazioni spesso, non me ne vogliano, l'assessore Arinoli e il sindaco, spesso si fanno portabandiera del risparmio del territorio. Non cementifichiamo tutto, va bene, ma dove si può, come si può ottenere questo risparmio del territorio? Si ottiene costruendo le relazioni. Ma dove si può costruire innovazione? Non certo nei centri storici, nei nostri bei centri storici con le loro caratteristiche specifiche. Ci sono, specialmente nelle grosse città, delle aree periurbane dove nel passato si sono localizzate parecchie industrie, vedi l'Alfa Romeo nell'area del Portello, vedi la Pirelli nell'area della Bicocca, che poi a poco sono state dismesse perché delocalizzavano le industrie, perché quindi qualcuna falliva. E quindi nel contempo la città avanzava e quindi conglobava nel tessuto urbano queste aree, che poi si ritrovano come delle isole all'interno del tessuto urbano. E quindi dove meglio di queste aree costruire in altezza? Aree che per loro natura erano già molto vaste, perché comunque avevano bisogno di spazi, magazzini, depositi. Quindi, una volta scelto il progetto dell'architetto Canali, sapevamo che eccedeva l'altezza massima di piano, queste quattro torri da 64 metri, circa 10.600 metri quadri l'una. Quindi decidemmo ovviamente di andare in deroga, di chiedere la deroga. La deroga fu chiesta, ma anche lì per problemi politici, tra l'altro politici della stessa fazione, dello stesso partito, la deroga non ci fu concessa. Quindi l'architetto Canali, e qui sta la grande abilità di Guido Canali, ha saputo reinterpretare
ciò che era interpretato prima in queste quattro torri, in sei torri più basse, da 40 metri e due edifici in linea. Ovviamente è riuscito a mantenere la qualità del progetto, che era quello che aveva fatto sì che era stato scelto. Gli architetti poi amano i propri progetti come proprie creature, anche nelle parti più, diciamo, secondarie. E Guido Canali non scappa a questa regola. Però questo qua a volte collide con il volere dell'impresa, cioè con le necessità dell'impresa. Sarà stata abilità, sarà stata fortuna, sarà stata la somma delle due cose, ma comunque l'impresa selezionata ha sempre, è sempre comunque riuscita a soddisfare le richieste del mio canale. E mi riferisco in particolare anche a elementi architettonici che in passato avevano un peso maggiore all'interno delle costruzioni, per esempio le scale. Le scale avevano un peso notevole per l'avvento degli ascensori. Poi, con l'avvento degli ascensori, a poco il valore delle scale si è sminuito, diventa un ambiente, diciamo, secondario. Così. L'architetto Guido Canali ha realizzato dei vani scale staccando le rampe dai muri delle scale. Questo crea un effetto di leggerezza notevolissimo. Queste scale qua, di queste rampe, galleggiano, fluttuano all'interno del vano scale. E diceva prima l'architetto Tassi Carboni, cioè in una delle visite, gli architetti magari qui presenti, in una delle visite sono venuti a vedere, avranno avuto modo di vedere sia la qualità dello spazio, il piano terra, il piano giardino, ancorché con sei torri e due edifici, e anche la qualità di queste scale. Quindi, a nome mio personale, a nome della società che rappresento, Vittoria Assicurazioni, ringrazio l'architetto Guido Canali per quello che ha fatto. Ringrazio voi per l'attenzione che mi avete prestato e passo la parola al prossimo oratore.